Allora, Diego Abadantuono, protagonista di Belli di Papà, il nuovo film di Guido Chiesa, e poi ci sono anche Andrea Pisani, Matilde Gioli e Francesco Di Raimondo, giusto? Eccoci, siamo noi. Ha azzeccato tutti i nomi. Li ho scritti. Ok. Allora, intanto cominciamo col dire Diego Abadantuono che questo è un film che tratta due temi seri come la famiglia e il lavoro, ma li tratta con il tono della commedia, un po' sorridendo, diciamo. E questo deve essere il cinema? Beh, cinema è raccontare fatti sorprendenti. Io ho visto una volta un film la storia di uno a cui non succedeva niente. Il film era fatto benissimo, però mi sono rotto i maroni tutto il film. Quindi in genere raccontiamo la tematica è importante, però bisogna trattarla con leggerezza, con un po' di commedia, perché noi quello volevamo fare. E perché poi è il cinema che, devo dire, credo ci piace, almeno a me piace più di tutti, quando si riesce a trattare un argomento serio con un po' di ironia. Devo dire che alla fine la cosa che ho più collaudata è la lacrima finale di quasi tutto il pubblico, quindi questa è una cosa che ci conforta, perché quando tu racconti una storia brillante, con dei toni esasperati in certi momenti, se poi porti a casa un risultato malinconico anche nel finale, credo sia un punto di vantaggio. Questa è la storia di gente che si rapporta nelle famiglie come. Cosa dici? Scusate, se riprendi un attimo la battuta, è andata via la corrente qua un attimo. È da quale? Un secondo. Non so cosa dire. Non so Non so dove. neanche che stavi dicendo. Io sì. Riprendiamo. Possiamo Sì, prendere subito? era proprio stato un attimo C'è di una confusione. tematica comune a tutte le famiglie, cioè ogni famiglia ha questi problemi che noi trattiamo. Ovviamente noi trattiamo i problemi in maniera esasperata. Questa famiglia ci sono io che sono un padre molto ricco e per diventare molto ricco, per fare la sua strada, visto che vengo dal niente, ho trascurato i miei figli, mia moglie non c'è perché sono vedovo, loro sono rimasti da soli con del denaro a disposizione. Invece della presenza dei genitori hanno il denaro. In altre famiglie, quasi tutte, il denaro non c'è, ma l'assenza dei genitori porta gli stessi risultati in maniera diversa. Allora raccontiamo questa storia e il ribaltamento di questa storia, cioè come si può uscirne. Ecco, si può uscirne, diciamo, facendo uno scherzo, chiamiamolo così, anche Beh, un po' pesante ai figli, no? Cioè, io su un uso quegli escamotage escamotage lì, però particolare. l'importante è far qualcosa Certo. perché le cose cambino. E in questo fare qualcosa, appunto, i ragazzi all'inizio sono persi, no? Perché ovviamente eravate abituati, parlo con voi A naturalmente, eravate tutt'altro. abituati a tutt'altra vita, a tutt'altro comodo, eccetera. Poi però non solo vi adeguate, ma risultati anche vincenti, cioè riuscite anche a dare una lezione a vostro padre, no? Oppure no? Brevemente. Brevemente, quindi io. Vai, vai. Sì, sì, perché Brevemente sì. Beh, brevissimamente sì. No, sì, beh, certo, perché ovviamente dei ragazzi che sono cresciuti sempre in un ambiente non riescono neanche a concepire che esista dell'altro, e quindi quando tu vai nell'altro, inevitabilmente ti sembra all'inizio, cioè, la giungla, e dici: ma esistono veramente delle persone che fanno queste cose? E poi, una volta che ti dicono sì, e devi essere anche tu uno di quelli, se no andiamo in galera, perché se no ci ha minacciato di questo nostro padre. Quindi, piuttosto di stare dietro alle sbarre, inizio io, nel caso, anche a buttare rifiuti nelle discariche, lui A a lavorare, fare robe, sì, ognuno trova una che lo propria chiamano a dimensione nel lavorare, lavoro. quindi sì, Sì, lo riusciamo chiamo, è poi, così, il lavoro è quello. riusciamo ad apprezzarlo anche. Alzarsi la mattina e andare a lavorare. Quelli sono Soprattutto i veri soprattutto eroi, alzarsi sono la quelli. mattina. E guadagnare, come diceva mio nonno, perché era sbagliato, guadagnare, non so perché, però lo cito, e i primi soldi valgono di più che quelli della paghetta, no? Ma tu ti Certo. guardi in alto, No, no, una no, nel senso stanno. No, mi Chi è piace, la sono io, Madonna? no, che come le falene sono attratta dalle luci, quindi esatto. Tu sei quella che ha un po' più di problemi nel film ad adattarti, no? Sei Beh, molto sì, pigliarella. anche sul set, dici. È disadattata un No, po'. no, beh, chiaramente poi quando si racconta un personaggio femminile si cerca anche di
raccontare tutte quelle cose che sono tipiche delle donne. Quindi è chiaro che una donna che viene abituata agli agi, ad avere tutta una serie di comfort anche banalmente estetici, il parrucchiere, l'estetista, sì, la donna è quella che magari fa un pochino più di capricci quando si ritrova catapultata in una situazione in cui perde quegli agi, però vabbè, se la stracava anche il mio personaggio, accidenti, quindi accidenti. Anzi, alla fine poi decide che vuole rimanere lì, di diventare mamma, di stare non con un ragazzo. Ok, lì. Va bene. Però nel senso ha un bellissimo riscatto. Il concetto è che questi ragazzi, finché sono chiusi dentro la campana di vetro dell'agio, non possono fare, messi alla prova. Sono tre. No, sì, ma no, il concetto vivono, è che vivono, ma è che non c'è modo di metterli alla prova. In più questi sono un po' tre rinco rispetto ai ragazzi normali, perché sono rimbambiti dal dio denaro e poi in realtà messi un po' alla prova, poi in realtà danno una buona risposta. Certo, sì. Ottimo. Diego, lei ha tre figli, esattamente così, una femmina e due maschi, giusto? Sì, esattamente, non proprio esattamente così, ma molto simili. No, nel senso che sono bravi ragazzi come loro nella vita. Non ha avuto bisogno di fare. No, io non ho fatto, non ho avuto... L'unica cosa che mi rendo conto è che non è vizio, però quando tu ti abitui a stare meglio, quando tu alzi il tenore, è molto più difficile poi abbassarlo, è molto più facile alzarlo dal basso che abbassarlo dall'alto. Questa è una tematica che vale per tutti, perché ogni famiglia ha il proprio alto e il proprio basso. Questo va insegnato ai propri figli. È che io mi trovo... bene con i miei, sono convinto di aver fatto un ottimo lavoro, speriamo, visto che nella vita può succedere di tutto, che siano anche attrezzati ad abbassare un po', ma però sono molto bravi, sono come loro alla fine del film. Quindi perfetti. Direi. Chiudiamo brevemente con una cosa, in questo film possiamo anche trovare un po' vagamente il tema dell'emigrazione, perché lei comunque è un pugliese che si è trasferito a Milano. Certo. No? Ma io ho come fatto... era suo padre, no? Come era mio padre in realtà, come era... Il suo rapporto con suo padre com'era? Fantastico, bello, proprio bello, bello con tutte le tematiche della magari mancanza di presenza, ma non dovuta al lavoro, dovuta al fatto che mio padre sia uno che si è goduto la vita, io l'ho molto stimato, mia madre ha fatto molta fatica, l'ho molto stimata, però sono stati i valori determinanti che hanno fatto sì che io sia una persona di qualità secondo me e secondo i miei figli, e questo per me è più che sufficiente. Poi dipingono i film su di lei, dice che questo film è stato fatto proprio dipinto su di lei. Vabbè, quindi... insomma, questo è da vedere, ma comunque va bene. Tu sei quello più furbetto, quello che alla fine se la cava in modo io... un po' più piacevole? Diciamo che il mio modo di cavarsi, diciamo che per i gusti personali di Andrea, il suo modo di trovare una dimensione all'interno del lavoro è sicuramente piacevole rispetto a quella degli altri due fratelli, però anche il mio personaggio trova grosse difficoltà all'inizio, forse meno rispetto al personaggio di Matilde, però anche lui ha una sua evoluzione e riuscirà a trovare una propria dimensione giù a Taranto. Qualcosa da annunciarci di importante per i prossimi mesi? Il grande risultato di questo film, io ve lo annuncio. Enorme successo. Speriamo in bene questo film, perché si fa un passo alla volta. Ah, è che Facchinetti non c'è solo in locandina, c'è anche no, c'è anche Facchinetti nel film, il nuovo Richard Widman, il grande cattivo della storia del cinema mondiale.